sanno distinguere i colori fondamentali che nel loro insieme fanno l'alfabeto della pittura. Nel caleidoscopio tutti hanno goduto sin dall'infanzia le infinite fantasiose combinazioni dei colori. Osservate quale fantasmagoria e quali stupefacenti geometrie vi offre questo gioco meccanico. Tanta varietà è opera del caso. Eppure l'artista può creare anche egli un gioco che non ha nulla da invidiare al caso, come sembrano dimostrare questi dipinti astratti. Qui i colori compiono gli stessi giochi fanciulleschi. Sono mossi però dal sentimento dell'artista che ne crea le armoniose combinazioni. Ma le combinazioni del colore nascono quasi sempre da un motivo suggerito dalla realtà. Osservate, partendo dalla realtà, l'artista ha delimitato col suo colore l'immagine di ogni oggetto disposto sul tavolo. La partenza della realtà oggettiva è legge antica dell'arte. Ecco come Giotto ha interpretato la realtà di questi oggetti. Questa natura morta è un semplice particolare di una grande composizione, ma contiene tutti i pregi stilistici dell'arte giottesca. Ecco una visione della cena di Leonardo. Ecco altri particolari famosi. La cena in casa di Levi. E le nozze di Cana, opere di Veronese. Quanti sono gli artisti, tante sono le interpretazioni di una medesima realtà. In Chardin, per esempio, l'intimità poetica. In Cézanne, la solidità plastica. In Matisse, la felicità piena. In Braque, la musicale geometria. In Morandi, il sentimento segreto degli oggetti usuali, l'ebbrezza incontenibile e indefinita. La natura è stata sempre una fonte inesauribile di ispirazione per gli artisti. Da questo, che è il primo paesaggio ispirato dalla realtà come sfondo a un affresco di Ambrogio Lorenzetti, alle montagne cadorine di Tiziano, dai colli Albani e dal paesaggio di Morfontaine di Corot, alle vette alpine di Segantini, che segnano il limite oltre il quale avremo la realtà fotografica, la non arte. Ma la maniera tradizionale di ricreare la realtà aveva già cominciato a subire una profonda trasformazione per opera dei pittori francesi detti impressionisti. Per essi motivo dominante nella realtà della natura è la luce che non definisce le forme, ma le stempera in un'atmosfera sempre mutevole, come è visibile in questi paesaggi di Monet. E questo non fu che un avvio. Perché nei primi anni del Novecento altre scuole, altri artisti spinsero i principi dell'impressionismo sino al punto di rappresentare la realtà fuori di ogni legge prospettica, senza ombre e senza volumi, come in Marquet. Come una tappezzeria in Derain. Con colori vivacissimi in Dufy. Più tardi i cubisti francesi scompongono la realtà in modo che lo spettatore la veda aperta in tutte le sue facce. Quasi contemporaneamente, i futuristi italiani vollero anch'essi rappresentare la realtà guardata da un punto di vista non più aperto e statico dinanzi ai nostri occhi, bensì in movimento, come se lo spettatore si muovesse lui stesso dentro ed intorno alla realtà. Dopo le esperienze futuriste, la pittura italiana ha cercato di ridare una struttura fisica alla realtà, come dimostrano questi paesaggi di Carlo Carrà. La presenza dell'uomo, fondamentale in ogni opera d'arte, si avverte anche quando nessun personaggio è rappresentato sulla tela. Accade lo stesso nella realtà della natura. Ecco un paesaggio di Masaccio. Qui
qui, invece, l'uomo è protagonista come lo era stato prima da allora e come lo sarà sino all'impressionismo. E nell'opera di Caravaggio, l'uomo è protagonista talmente che annulla il paesaggio per esprimere interamente con la sua presenza il sentimento del tempo. Ecco Goya esprimere compiutamente il proprio tempo al punto che la sua opera diventa un giudizio storico. Cézanne cerca di narrare l'avventura quotidiana dell'uomo e in Van Gogh la solitudine dell'uomo diventa il dramma stesso della pittura. Proprio da Van Gogh sino ad oggi la pittura è divenuta una creazione sempre più soggettiva e perciò i modi di rappresentare l'uomo e il suo mondo sono oggi tanti e i più disparati, ma tutti ugualmente nascono da una necessità spirituale e raggiungono una loro compiutezza artistica. Questi infiniti modi di dipingere per esprimere l'uomo sono la conseguenza dell'inquietudine e dell'insoddisfazione dell'individuo contemporaneo. Osservate come Picasso sottopone la figura umana ad un processo di disintegrazione senza pietà. L'estremo soggettivismo dei pittori astratti si risolve nell'annullamento totale dell'uomo e della realtà in cui esso vive. Perciò, guardando le immagini della pittura moderna sotto l'aspetto del soggettivismo, che è autobiografia dell'artista, lo spettatore potrà giustificarne la validità, anche se la infinita varietà e spesso l'astruseria dell'arte moderna possono indurre alla diffidenza.